Negli ultimi giorni il prezzo di Bitcoin è calato. In particolare, se andiamo su CoinMarketCap e prendiamo la scheda di Bitcoin, il grafico a 7 giorni ci mostra chiaramente come da qualche giorno, in particolare dal 21 di luglio, il prezzo ha iniziato a scendere. È sceso il 22, è sceso il 23, è sceso il 24, ora sta sotto i 10.000 dollari e sembra quasi che punti verso i 9.500. Ora, sul canale Telegram Big Bit News dicono che questo trend potrebbe continuare anche nei prossimi giorni e potrebbe finire per portare il prezzo di Bitcoin sotto quota 9.000 dollari entro la prossima settimana o comunque la prossima settimana. Ovviamente si tratta di un'ipotesi, non è assolutamente detto che ciò avvenga, però in effetti era un po' di tempo che si sospettava che il prezzo di Bitcoin fosse in un momento di particolare euforia, forse persino eccessiva euforia dopo l'aumento parabolico che c'è stato tra giugno e luglio, quando è arrivato addirittura a superare i 13.000 dollari. Quindi questo ritracciamento in fondo era nell'aria. Ma per capire meglio, chiediamo a Federico Izzi, che è collaboratore del Cryptonomist e analista tecnico di Big Bit Club, se veramente c'è questa probabilità, cioè che entro la prossima settimana o la prossima settimana il prezzo di Bitcoin possa scendere sotto quota 9.000 dollari. Federico, cosa ne pensi? Nuovo giorno di ribassi, e precisamente il quarto giorno consecutivo, è la quarta freccia verso il basso, una tendenza che vede 4 giorni chiudersi consecutivamente con minimi inferiori, una caratteristica tecnica che non si registrava addirittura dallo scorso dicembre, dal dicembre del 2018. Questa motivazione descrive molto bene quello che comunque è la tendenza del 2019, una tendenza che ha visto in particolare questi ultimi 3 mesi tutto quanto il settore salire e andare a segnare oltretutto dei massimi dell'ultimo anno, a rivedere in alcuni casi, così come appunto per i Bitcoin, addirittura i livelli del 2017. Diversa è la situazione per quanto riguarda altre altcoin, la maggior parte delle altcoin che invece faticano a tenere il passo rialzista del Bitcoin. Ma cosa sta accadendo in queste ultime settimane? Ultime settimane perché? Perché in particolare per il settore è la seconda volta consecutiva nel mese di luglio che si registra un movimento verso il basso, con una percentuale attorno al 30, addirittura in alcuni casi che si spinge anche al 40%. Un movimento simile l'avevamo registrato all'inizio del mese, dopo aver raggiunto i top del 2019, gli ultimi giorni di giugno, il primo movimento dovuto in particolare alle ricoperture rialziste si era registrato con i minimi dei primi giorni di luglio, un movimento ribassista del Bitcoin attorno al 30-35%, addirittura peggio faceva Ethereum, così come anche Ripple. È una caratteristica che si sta ripetendo anche in questi ultimi giorni. Infatti, se consideriamo i livelli che il settore, con il Bitcoin, Ethereum e Ripple, proprio per prendere le prime tre per capitalizzazione e di riferimento, stanno rivedendo i minimi della scorsa settimana, esattamente di una settimana fa, di mercoledì 17 di luglio. E pertanto queste ore diventano delle ore molto delicate, anche perché il test della scorsa settimana sarà necessario per valutare se la tendenza ribassista oramai in atto dall'inizio di luglio si avvia verso la conclusione, oppure è una fase che ancora vedrà dei giorni verso il basso. E perché indicavo appunto i livelli odierni, così come appunto quelli della scorsa settimana, per il Bitcoin area 9.000, 9.200, per Ethereum area 190, 200 dollari, mentre per Ripple bisogna addirittura scendere ai 28-29 centesimi. Perché se consideriamo l'aspetto tecnico ci troviamo a conclusione di un ciclo bimestrale, un ciclo iniziato con i minimi di giugno e che vede appunto l'ipotesi concludersi, prende come riferimento il termine di questo ciclo a 2 mesi,
tra la fine di luglio e la metà di agosto, un arco temporale di circa 3 settimane, in quanto Ethereum vedrebbe concludersi il suo ciclo bimestrale proprio nei prossimi giorni. Infatti Ethereum in queste ore è particolarmente aggredita dalle speculazioni verso il basso, a maggior conferma proprio che appunto ci troviamo alla conclusione di un ciclo, conclusione di un ciclo che solitamente è caratterizzata da vendite o comunque da una prevalenza della debolezza, mentre invece il Bitcoin avrebbe ipotesi di conchiudersi il ciclo bimestrale verso la metà di agosto. Diversa invece la struttura di Ripple, che si trova in un contesto decisamente laterale, in una congestione con picchi ribassisti, tant'è che l'ultima settimana in particolare ha visto aggiornare, a differenza del Bitcoin, di Ethereum e così come anche delle maggiori altcoin, e i minimi addirittura degli ultimi 10 mesi, e la rottura dei 29 centesimi, la spinta verso i 28 centesimi per Ripple ha spinto i prezzi a segnare i minimi degli ultimi 10 mesi. Bisogna infatti risalire allo scorso autunno del 2018 per trovare livelli così bassi. Configurazione e struttura tecnica completamente diversa per il Bitcoin, che si trova ora a fronteggiare proprio la difesa di area a 9.000 dollari, o meglio ancora, una eventuale rottura dell'area psicologica dei 9.000 dollari nei prossimi giorni spingerebbe al test del ritracciamento di Fibonacci del 50%, attorno area 8.007-8.008. Perché questi livelli? Perché se prendiamo come riferimento appunto i livelli di minimi che vedeva il Bitcoin addirittura lo scorso febbraio, eravamo poco sotto la soglia dei 4.000, e con in considerazione i massimi di fine di giugno, il ritracciamento del 50% intaccherebbe assolutamente la struttura rialzista costruita in questi ultimi 3 mesi, potrebbe appunto essere lì il livello dove Ossi e Tori andrebbero a fronteggiarsi e a decidere quella che sarà la tendenza anche per le prossime settimane, così come anche per i prossimi mesi. Un'eventuale rottura degli 8.600-8.500 per quanto riguarda il Bitcoin aprirebbe spazio anche per andare a testare il successivo supporto in area 7.800, e lì sarebbe veramente un momento molto delicato, perché una eventuale rottura dei 7.800 oppure, prendendo come riferimento una media dei maggiori exchange, area 7.600-7.500, lì un eventuale movimento verso il basso andrebbe a intaccare quello che si è costruito in questi primi 7 mesi del 2019, una tendenza decisamente rialzista. La configurazione invece per quanto riguarda Ethereum cambia decisamente, perché Ethereum si ritrova già a ridosso di un livello molto importante in un'ottica di medio-lungo periodo, e sono proprio la soglia dei 200 dollari, o meglio ancora i minimi della scorsa settimana dei 190 dollari, perché nel caso di volazione verso il basso andrebbe la speculazione ad aggredire il movimento e spingere con molta probabilità i prezzi anche in area 160-155 dollari. Sono perciò giorni molto delicati da andare a capire effettivamente dove si potrà andare a creare un nuovo supporto di accumulazione o comunque di una congestione che potrebbe dare il via al prossimo movimento rialzista. Bisogna ricordare che solitamente, statisticamente, i mesi di luglio e agosto sono caratterizzati da una debolezza e comunque da una diminuzione dei volumi che aumenterebbe anche quella che è la volatilità che in questi ultimi 30 giorni è decisamente sopra la media statistica annuale. Infatti la media statistica per quanto riguarda la volatilità del Bitcoin giornaliera è attorno al 5%, in questi ultimi giorni siamo saliti anche oltre il 6%. Fare molta attenzione perciò a quella che sono i movimenti delle prossime ore, così anche dei prossimi giorni, e osservare con particolare attenzione appunto un'eventuale tenuta o meno di area 9.000-9.200, e nel caso appunto il livello successivo in area 8.500. Questo eventualmente dovesse essere, come ho detto poco fa, violato al ribasso, il livello di allarme anche in ottica di lungo periodo sono area 7.800-7.500 punti. Grazie Federico, ricordo a tutti che se volete seguire Izzy lo trovate su Twitter come Zio Romolo, metto il link in descrizione. Inoltre, come al solito, se volete farmi delle domande, ricordatevi che se mi scrivete via email, io via email rispondo sempre a tutti. Un saluto, ciao!